con enorme delusione ho guardato il volto della società, enormemente, come una montagna immensa, enormemente immensa. E ho visto il comportamento di quella signora, simile a questa società che mi aspettava. Man mano che io crescessi, ho visto il disprezzo, ho visto l'abbandono, ho visto la condanna non solo su di me, ma verso tutti i bambini che erano amici miei e che erano come me, e anche degli altri che non erano amici miei e che non abitavano e non giocavano come me, voglio dire degli altri quartieri, degli altri tetti. E da lì è ricominciata la mia vita di bandito, di camorrista. Vengo alla conclusione dell'episodio del pallone. Quando mi sono reso conto di tutta questa scena, ho dato un calcio violento al pallone e non sono più rincorso a riprendere il pallone, perché ho deciso di essere allora Gigino Giuliano. Il mattino di Napoli, 16 luglio 1982. Catturato il capo della nuova famiglia, Luigi Giuliano. Luigi Giuliano, super ricercato, capo della nuova famiglia, la potente organizzazione creata con un summit a Forcella nel 1980 per combattere l'arroganza della nuova Camorra Unita di Raffaele Cutolo, che pretendeva tangenti su ogni cassa di sigarette, è stato arrestato all'alba di ieri proprio nel cuore di Forcella. Luigi Giuliano, soprannominato Luigino, era colpito da 3 ordini di cattura, il primo per concorso nell'uccisione dell'agente di custodia Agostino Battaglia, il secondo per concorso nell'uccisione del cutoliano Ciro De Rosa, detto Obello, il terzo per concorso in associazione a delinquere a sfondo mafioso. Quando il furgone è uscito dalla caserma, per strada c'erano ad attenderlo tutti i parenti. Una donna gridava verso i cronisti e i telespettatori: «Nu scrivete che è nu boss, Luigino è nu signore, nu grande signore». Il mattino di Napoli, 16 novembre 1982. Accoltellato Luigi Giuliano, re di Forcella. Arrestato il 15 luglio, aveva chiesto di non essere mandato a Poggio Reale, temendo per la propria vita. «Non mettetemi a Poggio Reale», aveva detto Luigino Giuliano, ma l'hanno accoltellato ugualmente. L'episodio è accaduto esattamente alle 12.30 mentre era in cortile per l'ora di aria. La notizia del ferimento del giovane boss ha destato sensazione in tutta Forcella e sui quartieri. Almeno un centinaio di persone, tra cui la moglie Carmela Marzano, sono corse al Cardarelli. La famiglia Giuliano è quella considerata di maggior rispetto nella cittadella del contrabbando, dove ancora si ricorda la drammatica morte della madre di Luigino, Gemma Sacco, vera regina di Forcella, fulminata da un infarto nel 75 mentre uno dei figli cercava disperatamente di sottrarsi alla cattura da parte di una pattuglia di poliziotti. Il mattino di Napoli, 18 luglio 1985. Catturato il padrino di Forcella. La folla tenta di farlo scappare. È finita ieri mattina alle 11 la latitanza di Luigi Giuliano, re di Forcella, tra i fondatori della nuova famiglia. La folla ha cercato di ritardare il più possibile il suo trasferimento e addirittura si è temuto che qualcuno potesse favorire la fuga del padrino. 15 giorni fa, sempre gli uomini della squadra mobile fecero irruzione nella sua casa in Vico Pace, nel cuore di Forcella, ma Luigi Giuliano fuggì per i tetti. Infatti, l'intero palazzo era protetto da un sistema di TV a circuito chiuso, per cui è stato possibile avvertire il padrino per consentirgli di scappare. Luigi Giuliano era colpito da diversi ordini di cattura, 3 per omicidio e 2 per associazione a delinquere di stampo camorristico. Lei può benissimamente dipendere nei bassi per vedere come vivono le famiglie e quindi come vive questa gente, o meglio dire come viviamo noi, come vive il ghetto.
Massimo, vuoi aprire dove sta la Madonna? Vuoi aprire? Ciao. Chi era Luigi Giuliano? Giuliano che ha fatto 17 anni di carcere. Giuliano in libertà vigilata in attesa dell'ennesimo processo. Giuliano l'ex scugnizzo detto Re, il boss. Il capo carismatico accusato di omicidi da cui è stato assolto. Personaggio di spicco di una famiglia di tradizione, e per tradizione si intende il vecchio e banale contrabbando di sigarette, banale al confronto dei reati di oggi, come il traffico di droga, le estorsioni, l'usura. Perché ora decideva di parlare con noi, di aprirci la forcella dove è nato, di condurci nel ventre del suo ghetto? Qualcuno ci aveva detto che Giuliano era cambiato, che il carcere lo aveva cambiato. Ora scrive poesie, romanzi, canzoni. Per il libro di poesie Le ciliegie del dolore ha già trovato un editore. Ma che cosa lo aveva convinto a riflettere? E soprattutto ci chiedevamo quanta violenza può sopportare un uomo prima di impazzire o tornare indietro. La violenza è un'arroganza. E l'arroganza è una violenza. Ma ci sono molte sfumature, molti significati della violenza. Si diventa violente e si attua la violenza per tante circostanze. Ma nel mentre che esce la violenza, muore l'amore. Nel mentre cresce la megalomania, si perde l'unità. Nel mentre si mira al potere, si mira alla propria morte. La propria morte non è soltanto un fatto materiale che una persona fisicamente muore. Una persona muore quando perde la sensibilità dell'amore, dell'affetto, del bene, ma innanzitutto verso il prossimo. E quindi perde tutti i valori, non riesce più a distinguere i colori, non riesce più a capire la natura di un fiore, dell'autunno, del sole, della primavera. E dello stesso rapporto d'amore come quando si incontrano due persone che si guardano negli occhi e nasce un amore. Io sono un uomo molto romantico. Ecco perché non potrei mai essere un delinquente. Io sono diventato Gino Giuliano perché non ho mai sopportato certe cose che sono venute a crescere dinanzi a me, certe violenze. Amo Gesù più della mia vita, ma non ho questa forza di sopportare se uno mi aggredisce. Come dire, oggi una volta esisteva il capo e che erano certi valori a distinguere la promozione del capo. Oggi quale capo? Ma dove stanno questi capi? Al di là che ci possono stare ma oggi aprite il giornale ed esce un boss, un altro boss, miliardi e miliardi di boss, capito? Cioè oggi si è tutti boss, sono tutti valorosi. Non si capisce più niente. Non facciamo prevalere questo coraggio e questi cuori. Per chi deve essere più coraggioso dell'altro, o chi deve avere un potere più dell'altro, lasciamo perdere il passato. Amiamoci. 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 Cercando di salvare una vita più che condannarla. Perché siamo tutti coraggiosi e abbiamo tutti un cuore. Ma soprattutto quel cuore della quale tutto il mondo ha sempre invidiato, il cuore dei napoletani, oggi noi ci abbiamo messo la vergogna sopra. Noi napoletani. Perché se si arriva a uccidere un amico, se si arriva a uccidere un conoscente, se si arriva a uccidere senza motivo, se si arriva a uccidere solo per potere, significa non avere più un cuore. E poiché Napoli vuole il suo cuore, io lancio questo invito a dire, facciamo in modo che come sorge l'aurora nel mattino, risorgono i cuori dentro di noi.
perché tanto siamo tutti quanti non c'è coraggio di senare, nessuno sa prima. E a che serve lì? Una canzone che richiama all'attenzione della nostra storia, perché quando ci siamo fidanzati ci siamo esposti sul palcoscenico della rimembranza, ma non rimembranza come ricordo, rimembranza laddove ogni amore di nato si rifugia sulle colline di Posillipo, che appunto si chiama la rimembranza. E quindi da quel momento pensate un po', abbiamo 5 figli. No! Abbiamo 5 figli, malgrado 20 anni di matrimonio, è sempre il primo giorno, la mia moglie. Quindi un applauso a questa coppia. Guerra di una vita, scolpita in un'immagine d'amore, il colorito olivastro della tua pelle a un gelido profondo, frutto di pensieri, di acerbe iniziative che con l'andare del tempo divennero mature. Amico mio da breve, amico mio da sempre, insegnami mille volte della vita che tu hai già imparato e io soltanto schierato. Sacro e profano, a Napoli si mischiano senza respiro, senza confini, come vita e morte. Poco prima Giuliano, fuori di telecamera, ci aveva detto: io mi vesto per non sentirmi morto. Vedete la mia eleganza? La mattina mi alzo ma sono morto e allora mi vesto.
E più ci tengo a vestirmi bene e meno morto mi sento. Dentro ancora si festeggia, fuori è quasi l'alba ed è un giorno in più. Non credimmo ormai più a niente, ma volimmo solamente che la canunza va bene. Quanta lacrime e dolore, casa vennano fuori scuola, ma tu non puoi mai sapere. Quando amici si perdono così, quando cosa perduta sta città, lui sta a guardare. Io comunque quella canzone l'ho scritta e ho pianto. La penso e piango. Quella canzone è parte dei miei sentimenti. Dio non mi ha messo sulla faccia della terra perché io dovessi ginocchiare. Ci sono diventato. E andiamo a scoprire, andiamo a vedere perché ci sono diventato. Mica il Signore, Dio, quando mette un bambino sulla terra, gli mette con il fucile in mano. Non lo fa questo. E lui chi me l'ha dato il fucile in mano? Chi me l'ha dato? Chi me l'ha dato? L'immaginazione, il degrado, i tabù e tante altre manifestazioni. E chi è che governa tutto questo? Non è la società. E perché la società mi condanna quando io ci vado? È giusto che io lo faccia. Ma la società deve capire che la prima, ci sono due condanne. Una è quella che io pago, ma la prima è sua. Io pago, ma lui no. È chiaro quella situazione. Se ho sbagliato e durante il mio passato io ho pagato, forse ho strapagato addirittura, perché mi sono fatto 17 anni di carcere. Ora io chiedo, dinanzi alla società e alla vita, che devo fare io? Che devo fare io? Devo essere sempre di Gino Giuliano. Vi fa comodo questo? Allora fatemelo sapere. Io sto in attesa di una risposta. Una risposta che mi dovete dare voi tutti che siete la società. Perché la risposta che darete a me la darete a migliaia di persone che stanno dietro le mie spalle, che non si sanno esprimere come mi esprimo io, ma che vorrebbero dire come me e forse più di me, ma che comunque diranno e vogliono dire quanto me. Io sto in attesa di una risposta. Io suppongo che quando verrà la fine del mondo Dio perdona anche il diavolo. Perché il diavolo rimane solo. Quindi la misericordia di Dio è immensa. Suppongo che è una mia pazzia forse questa. Ma la misericordia di Dio è così grande che suppongo che quando il diavolo rimarrà solo, quando verrà la fine del mondo, Dio avrà compassione e gli darà perdono anche a lui. Forse è la nostra troppa sicurezza di essere perdonato da Dio, che commettiamo dei delitti in ogni momento, delitti morali, delitti spirituali, delitti di tutto quello che vuol dire la famiglia del delitto. Perché il delitto non è soltanto quello di ammazzare materialmente una persona, è quello di ammazzarlo spiritualmente, fisicamente, moralmente. Il delitto si estende in radice dalla coda alla testa, appunto come il demonio. Quello che mi è pesato di più moralmente e spiritualmente è tutto il mio passato. Non c'è una cosa in particolare. È tutto, tutto. Tutto il mio passato. Perché il mio passato ha inciso sui miei figli. Inciderà sicuramente con i figli dei figli miei. Per esempio, quando mia figlia va a scuola, viene guardata da altri bambini e viene additata come la figlia di Luigi Giuliano. Quante volte ho visto mia figlia piangere di nascosto e confessarsi con la madre per questo dramma che vive dentro di lei. E quante volte in quel momento mi sono sentito morire. Quante volte.
La colpa non è di quei bambini che abitano mia figlia, anzi, sono degli innocenti. La colpa è mia, che ho dato la possibilità ai genitori di quei bambini di dire: guarda, stai attento, non frequentare la figlia di Luigi Giuliano, perché il padre è camorrista. I bambini, la loro innocenza, hanno incamerato questo e l'hanno poi partorito attraverso le indifferenze che hanno dato alla loro amica di scuola, della mia figlia. E sempre nella loro innocenza non sanno quanto male gli hanno recato, ma la responsabilità non va additata a quei bambini, ma va additata ai suoi genitori, che non hanno capito niente. Bello dire: io sono figlia di quell'industriale, sono figlia di quel ricco, sono figlia di persone per bene, il sangue blu, il sangue marrone, il sangue bianco. Noi abbiamo tutti quanti il sangue rosso. Massimo, buonasera. Grazie. Stato le fotografie? No, è una foto di mia madre, una donna di mia madre. Che questo sei tu in... No, è mio fratello Raffaele, il più piccolo dei maschi, diceva. Io credo forse che mio marito non è irrispettato per la potenza come lei dice, ma forse gli vogliono bene per il fatto che mio marito è molto buono. È molto buono, mio marito, se c'è qualcuno che sa non può mangiare e noi abbiamo un pezzo di pane in casa, lo dividiamo con gli altri. E quindi diciamo che più che rispettato, una persona voluta bene dal quartiere, perché lui è innamorato dei vecchi, delle vecchiette del quartiere, delle persone che non possono mangiare, magari di qualcuno che non ha, non so, nemmeno un maglione d'inverno da indossarsi, piace aiutare a tutti quanti. Quindi questa potenza che lei dice non è una questione di rispetto per un fatto che mio marito è una persona rispettata, come si vuol dire, perché, come dicono, perché rispettiamo un camorrista. No, a mio marito lo rispettano come ragazzo di Forcella, cresciuto fra loro e che ama la gente del suo quartiere e da buon cristiano ama tutti quanti. Poi il fatto che è stato in carcere, come c'è, cioè, l'esperienza, per me è stata brutta, perché l'unica persona che io ho a questo mondo è mio marito e i miei figli. Quindi non avendo mio marito in casa mia non c'era nessuno. D'altra parte ognuno ha famiglia, ognuno pensa a sé. E sono stata una donna che anche io ho cercato di aiutarmi, di aggrapparmi ai vetri per sopravvivere. Forse, non so, qualche volta ho preso magliette e le ho vendute, non ho avuto vergogna. Quindi non ho pensato come voi pensate, la moglie di Luigi Giuliano. Avevo 18 anni quando ho messo il banchetto con le sigarette e non mi sono vergognata, anzi ne sono fiera. Si perde. Ci si annoia. Ci si spera, l'uno aiuta l'altro. L'uno cerca di ferire l'altro, ma tutto sommato si vive in un grande amore. Anche se questo amore a volte galleggia come una nave o una barca nel mezzo del mare, e diciamo che occupano il posto a 20 persone, e finisce il cibo, e finisce l'acqua, e si è costretto, nel mentre si cammina nell'oceano, per poi guardarsi in faccia l'uno contro l'altro,
e vedere a chi tocca morire per sfamarsi. Finché non si arriva da 20 a 19, a 19 a 18, finché non rimane l'ultimo sulla barca e poi chissà se sopravvive. Ma alla fine finisce sempre di sopravvivere la natura morta. La barca su qualche riva andrà pure a posarsi, no? Le nostre vite invece saranno soltanto il pane dei pesci. Allora, Monsignor Riboldi, lei che se ne intende di camorra, di camorristi, ma da chi è formata questa barca di cui parla Giuliano, secondo lei? Ma mi pare che su questa barca durante l'intervista ci abbia messo tutti. La signora che non l'ha guardata quando aveva 10 anni, l'altra società, la nostra società, la sua società. Un po' troppi. Tutti ci ha messi. Senta, ma secondo lei... In questo ritratto, in questa intervista, lancia un messaggio Giuliano, è un nuovo modo di riproporsi come capo o che cosa? Ma io, a me ha colpito, se permetti, una frase. Io credo che qui in questo filmato si sia fatta la storia dell'altra società che è fatta dalla camorra, dalla mafia, dalla 'ndrangheta, che crede di essere di fronte o contro questa società, non tenendo conto di un fatto che siamo tutti insieme. E mi colpisce come in questa società, la loro società, quasi faccia affiori un aspetto di santità e di bontà. Ecco, appunto, un po' insistito questo. Sì, ha insistito sulla parola amore, 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 amore. Ma tu ci credi? Bene, da quando io conosco la mafia o conosco la camorra, è il ritornello di che questi capi sono buoni, sono santi. Le voglio leggere da una piccola epitafio, sì, che venne fatto nel, c'è una tradizione. Nel 1961 da Di Cristina, dal fratello di Cristina, il quale era così, un capo. Era un capo mafia molto noto a quel tempo, e diceva il testo della sua morte: Francesco Di Cristina, nato il 18 luglio 96, morto il 18 marzo 61. In lui gli uomini ritrovarono una scintilla dell'Eterno rubata ai cieli. Realizzandosi in tutta la gamma delle possibilità umane, fece vedere al mondo quanto potesse un vero uomo. In lui virtù e intelligenza, senno e forza d'animo, si sposarono felicemente per il bene dell'umile e per la sconfitta del superbo. Ma... operò sulla terra imponendo ai suoi simili il rispetto dei valori eterni della persona umana, nemico di tutte le ingiustizie. Dimostrò con le opere che la mafia non fu delinquenza, ma rispetto della legge dell'onore, difesa di ogni diritto, grandezza d'animo, fu vero amore. La tradizione, il rovesciamento completo delle regole. Delle regole, cioè in pratica la stessa cosa che abbiamo sentito da ieri sera dalla moglie di Totorina, dalla moglie di Giuliano, da Michele Greco, è un ritornello da Cutolo, che si portano appresso un'immagine di santità e di bontà che però serve per loro per avere un dominio sulla povera gente che magari in questa veste di bontà vedono una protezione, un simbolo, un riferimento. Ecco, ma tu che lì rappresenti questa altra faccia invece, c'è una presa reale di questo tipo di messaggio oppure la gente lo capisce? Ma la gente, credo che la povera gente... Cioè l'antagonista sullo stesso terreno in qualche modo. Guardi, io ho visto, oggi ho avuto una telefonata, posso dirlo qui perché sono stato autorizzato da Giuliano, il quale mi telefonò per dirmi che sapeva di questa trasmissione, di questa mia presenza, e disse che lui però aveva rivisto la vita e aveva fatto una conversione in termini cristiani. Se questo è vero, vuol dire che ha riconosciuto, ed è un dono, che la vita che ha compiuto è sbagliata. Io non posso dimenticare, caro Giuliano, e tanti come lui, che ogni anno a Napoli, in campagna, vengono ammazzati 300. Io non posso dimenticare le stragi di Acerra, ed ero innocente, non posso dimenticare le stragi di Borsellino, di Falcone,
non possiamo dimenticare i fiumi di lacrime, di paure per le estorsioni, per l'usura. Non si può pensare che sia amore vivere eternamente nella paura come vive tanta parte della Campania o tanta parte della mafia. Questo non è amore, è una società che subisce e paga, ma questo non si può chiamare amore. E quindi che si arrendano, casomai? Che si arrendano, magari lo facessero, perché in fondo non rimane che quello. In qualche modo, se si proclama l'amore, io sono d'accordo con lui, dire proclamiamo l'amore, perché alcune cose che hai dette sono vere. Per esempio il degrado di Napoli, i bambini a rischio, il come si cresce, il come si diventa camorristi, è vero. Ma io vorrei domandare a Giuliano o a Reina o a quanti dicono che sono dall'altra parte per combattere le ignominie o le ingiustizie dello Stato, che nessuno nega, nessuno, tutti ammettiamo, ma lo Stato siamo io, lo Stato è anche lui, non siamo due cose distinte. Io direi a Giuliano, cosa avrei dovuto fare di fronte ai baraccati del Belice, di fronte ai delitti della Camorra, di fronte a tutto il male che mi trovo ad Acerra, nel Napoletano, in Sicilia? Avrei dovuto mettermi contro? Avrei dovuto pignare quel fucile di cui lui parla quando dice chi ha messo in mano il fucile? Non è in quella maniera che si combatte un male. Ecco, ma in questo combattere il male, lei, Monsignor Riboldi, è un nemico acerrimo della Camorra, lotta con altri strumenti ma con grande forza. Quanto è viva oggi ancora a Napoli questa situazione? La Camorra come la mafia sono vivissime. Può darsi che non siano più alla maniera di organizzazione di capi famiglia, grandi famiglie, tipo il Cuttolo, tipo i Badrini, Zazà, i Carmine Alfieri, che comandavano un territorio. Però devono ricordarsi che il territorio, ossia noi, eravamo il terreno da dove ricavare i soldi nell'estorsione, nell'usura e nelle varie maniere. Ecco, ma oggi chi è il Totorina della Camorra? Oggi non esiste più questa forma piramidale di capi, sono stati decapitati. Però esiste ancora oggi una voglia di fare denaro facile, dormendo di notte. Lì portava Giuliano, portava l'esempio che gli scugnizi vivono, sono i pipistrelli che vivono di notte. No, oggi la Camorra vive di notte portando sangue, cavando il profitto. Ecco, ma questa voglia. Camorra come fa a vivere senza appoggi, senza aiuti, senza, diciamolo pure, senza anche collusioni forti? Ci sono, perché non possono correre inutilmente o senza, così, senza appoggi 30.000 o 50.000 miliardi in droga, cocaina, eroina, usura, estorsione, appalti. Non possono correre per il mondo riciclati senza che qualche colletto bianco, senza che una parte della società o politica o finanziaria. Ecco, ma politica e finanziaria, qualcosa di più si comincia a sapere. Lì, da voi, che cosa sapete? Da noi sappiamo molte volte, come ben sappiamo tutti noi, perché non sono delitti che vengono fuori, che si fanno scoperto. La delinquenza opera come la talpa, sottoterra, non ti fa vedere, non ti lascia le impronte. Il tempo delle impronte come le tangentopoli è finita. Ormai si fa la stessa cosa ma in modo più furbo. E cioè come? In due parole per chiudere. Sottoterra, in maniera violenta. Io ti dico per esempio una combinazione cambiando nome, inventando finanziarie false, oppure sottobanco, appoggiando. E la politica quanto entra? Come? E la politica quanto entra? Fino a ieri tanto. Beh, oggi potremmo dirlo indirettamente. Io vorrei dire ai politici, si può aiutare la Camorra e la mafia in due modi. O con la complicità, cioè prendendo diretti accordi, oppure alleandosi, oppure lasciando quartieri emarginati, lasciando i poveri nella povertà, al punto tale che l'emarginazione diventa una grave tentazione di essere contro lo Stato che non va incontro alla povertà. Yeah. E in questo caso lo Stato che non va incontro alla povertà ma si afferma solamente ad arrestare e deve dirsi da summa culpa, perché tanto esiste, perché tanto non si è fatto. Del delitto è stata di preoccupazione, o come si può immaginare, di preoccupazione soprattutto per quei familiari che hanno per il momento rifiutato il programma di protezione provvisorio avviato nei confronti della famiglia Giuliano, di una parte della famiglia Giuliano, dopo la decisione di collaborare dei tre fratelli Raffaele.
Il spicco della omonima famiglia camorristica era finito in manette nel gennaio del 99 per associazione mafiosa e traffico di droga. Dopo aver inizialmente collaborato con la giustizia, aveva ritrattato le sue dichiarazioni. Il tribunale del riesame di Napoli gli aveva... Un irriconoscibile segnato dalla malattia, avrebbe un tumore alla gola, dimagrito, niente a che vedere con il suo soprannome, Olione. Questo è oggi Carmine Giuliano, il boss di Forcella, arrestato ieri all'alba dopo una fuga durata 3 giorni. Ora è di nuovo in carcere, ma il tribunale del riesame, malgrado il parere contrario dei magistrati dell'antimafia, gli aveva concesso gli arresti domiciliari per motivi di salute. Resterà in carcere? E poi chi ha eventualmente aiutato Giuliano nella fuga, dove ha trascorso i 3 giorni da latitante? Dove era diretto ieri all'alba quando all'uscita della tangenziale al Corso Malta è incappato in un posto di blocco della stradale? Voleva effettivamente tornare a Forcella per vedere i suoi familiari o la sua fuga, la sua scomparsa era stata organizzata per lanciare un messaggio, un avvertimento a Raffaele e Guglielmo, due fratelli di Carmine e Giuliano, attualmente collaboratori di giustizia? Sono tanti gli interrogativi ai quali cercano di dare una risposta agli uomini della squadra mobile. A Forcella intanto l'arresto di Carmine Giuliano, l'uscita di scena di Luigi, il capo del clan, le confessioni dei due pentiti rischiano di scatenare una nuova guerra tra bande per il controllo del territorio. Solo pochi anni fa i fratelli Giuliano dettavano la loro legge, si facevano fotografare in compagnia di Maradona, organizzavano feste da nababbi, giravano su macchine di lusso. L'ultima auto utilizzata da Olione in fuga era questa vecchia 127 rubata.